Una partita equilibrata che però lascia la sensazione che questa incisività di cui due partite fa si parlava manchi ancora. Davanti facciamo fatica, soprattutto le squadre forti, a trovare gol facili e sono un po' i nostri limiti. Insomma, la squadra ha dato quello che poteva, ha fatto il massimo e abbiamo avuto qualche occasione, non molte, sinceramente, e non siamo riusciti a concretizzare, pazienza. Oggi la prestazione è stata molto buona. Questa squadra ha dei pregi e dei difetti. È chiaro che Luppi e Stucchi sono due giocatori molto fisici che ci aiutano sulle palle da fermo, nei contrasti, e non c'erano. Dunque abbiamo fatto giocare due giocatori molto più piccoli. Fisicamente abbiamo dovuto fare una partita più veloce, però un po' di forza fisica è mancata. Cosa chiederebbe, in particolare ai giocatori che già ha a disposizione di accentuare nelle proprie caratteristiche? Ma io vorrei solo averli tutti a disposizione questi. I giocatori li abbiamo scelti bene perché comunque il nostro obiettivo è sempre più vicino e per la salvezza abbiamo ancora 11 punti di vantaggio sui play-out, dunque siamo una buona domenica anche oggi. Le chiedo solo di averli tutti a disposizione per poter scegliere, di avere Crotti a disposizione dall'inizio, di avere Stucchi, di avere Luppi, di avere tutti in forma per poter scegliere la formazione migliore da mettere in campo domenica per domenica. A che cosa cercherete di lavorare per vincere la prossima partita? Perché questo è l'obiettivo di sempre. Prima cosa è quella di recuperare i giocatori, di avere un po' più di scelta, di fare un lavoro settimana, prepararci tatticamente per riuscire a contrapporci bene all'Oginatese, che già l'andata ci aveva fatto soffrire, però noi dobbiamo avere la nostra mentalità e quella di giocarci tutte le partite. Non abbiamo l'assillo di fare punti per la salvezza e valorizzare i giovani. La salvezza è comunque il primo obiettivo, mancano solo 4 punti. È realistico pensare di poter puntare a mantenere le prime posizioni del campionato? Ma io non faccio previsioni molto in là col calcio perché è molto pericoloso. Direi che adesso il primo obiettivo è quello di fare questi benedetti 40 punti. Dopodiché vediamo in che situazione saremo, vedremo un po' come andrà la stagione, se avremo ancora infortuni, se non avremo infortuni. Vediamo.